portai ospite Bobby solo, e nel camerino, nell'attesa che Bobby si esibisse, io ho detto: Roberto, hai qualche brano da farmi sentire? E lui mi fece sentire con la chitarra questo brano senza un testo, e io ho detto: ma sai che questa musica è bella, che ne diresti così di cantare questo brano, magari ci mettiamo un testo, ne parlo con Baudo e ci proponiamo al Festival di Sanremo. Devo dire che Roberto subito accolse questa richiesta e mi disse: guarda, perché no? E da lì poi ho chiamato un grande autore che era Giancarlo Pigazzi, anche lui insomma ci sta ascoltando da lassù, scrisse il testo, io andai da Pippo Baudo e da lì poi nacque la partecipazione di Little Tony e Bobby Solo al Festival di Sanremo. Però a questo punto direi che è il caso, forse è il momento, di accogliere con un grande applauso Bobby Solo! Vabbè, che io ho già raccontato, ci tenevo a raccontare questa storia perché è nel mio cuore, capito? Allora Pasquale, io so quanto tu ami e amavi Tony e quanto noi lo amavamo. È stato bellissimo tornare a Sanremo e è stato bellissimo rivivere un'emozione con lui. Io ripeto, per me Tony è ancora vivo, è qua, nel mio cuore, quindi... Come per tutti noi. Come per tutti noi, voglio dire che penso che rimarrà sempre nel cuore di tutti, perché era un grande artista, ma anche un grande uomo e una persona molto buona e generosa. Roberto, io direi che possiamo lasciare spazio alla musica. Mi avvicino al microfono e... Vai, ti cedo e ti lascio al pubblico di Minturno. Grazie a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E vai Sottoni. Ora, io canterò non bene come lui, perché solo lui la cantava così bene, questa canzone bellissima che si chiama 24.000 baci. Se non la gradirete, vado io con lui, vediamo cosa succede. Un applauso qui al grande Rino Tacci, al grande Alberto Radice, alla grande orchestra, il maestro Mimmo Sessa. Ok.